Buongiorno a tutti, oggi parliamo di bonus da 200 euro, ne abbiamo sentito parlare in televisione, bonus un tantum da 200 euro per i dipendenti, i pensionati, i disoccupati, i collaboratori, i percettori del reddito di cittadinanza, con l'impegno per i datori di lavoro e l'INPS di versarlo entro luglio 2022 a una platea di circa 32 milioni e mezzo di beneficiari, inclusi i lavoratori autonomi per i quali l'importo dell'indennità è da definire ancora. In buona sostanza, parliamo un attimo dei lavoratori dipendenti. L'indennità una tantum da 200 euro, prevista dal decreto legge aiuti, sarà riconosciuta automaticamente ai lavoratori dipendenti e anche ai pensionati con la busta paga o con la pensione di luglio. Quindi diciamo che viene stanziato per queste categorie 5 milioni e mezzo di miliardi, diciamo. Per i lavoratori dipendenti la condizione di accesso è che devono avere una retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro, che sarebbero 34.996 euro all'anno, compresa la tredicesima. Le risorse per i lavoratori dipendenti spettanti sono 2,7 miliardi. I datori riconosceranno il bonus in busta paga e lo recupereranno poi in compensazione con gli importi dovuti all'INPS. Attenzione, per i pensionati, i titolari di assegno sociale e di trattamento e di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro 30 giugno, il criterio di accesso ai 200 euro è invece quello di un reddito complessivo nel 2022 entro i 35.000 euro lordi. Per il diritto all'indennità non rileva il rendita catastale della casa di abitazione, i trattamenti fino al rapporto e gli assegni familiari. Anche qui arriverà l'ufficio dall'INPS sempre a luglio. Bene, diciamo che per i titolari di NASPI, quindi della disoccupazione, diciamo, ecco, e anche per i percettori di cittadinanza arriverà automaticamente dall'INPS. Invece, per terminare, dovranno fare domanda per i 200 euro i collaboratori coordinati continuativi con redditi entro i 35.000 euro e anche per i lavoratori domestici, mentre i lavoratori autonomi e i professionisti, dato che la cifra stanziata è abbastanza ridotta, cioè 400 milioni, l'indennità spetterà probabilmente una parte ristretta dei 5 milioni di lavoratori autonomi, ma i requisiti di accesso saranno stabiliti da un decreto del Ministero del Lavoro e quando verrà pubblicato parleremo anche per i lavoratori autonomi nel dettaglio. Con questo termino il mio intervento, do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!